teatro in lingua inglese. Danzel e Gretel, dei fratelli Grimm, al principe felice. L'usignolo e la rosa. Il gigante egoista di Oscar Wilde e la fattoria degli animali di George Orwell, per citarne alcune. Siamo giunti questa sera a rappresentare sulla scena uno dei libri più belli di Antoine de Saint-Exupéry, Il piccolo principe. Considerata l'ultima favola del XX secolo, è un'esplorazione profonda nei sentimenti umani. Essa è dedicata all'amico Léon Vert, non all'amico adulto, bensì all'amico bambino. Il lavoro è stato coordinato e diretto dalla professoressa Maria Romano, le musiche dalla professoressa Maria Rosaria Marulo e la scenografia dal professor Giovanni Sorrentino. Si ringraziano caldamente il dirigente scolastico professor Michele Nunziata e quanti hanno collaborato con pronta disponibilità alla realizzazione di questo lavoro teatrale. Un plauso particolare è rivolto agli alunni per la recitazione in lingua inglese. Ed ora, prima di iniziare, ecco alcuni cenni sulla biografia dell'autore e sulla trama dell'opera. 29 giugno 1900, da una famiglia aristocratica. Orfano di padre a soli 4 anni, fu amorevolmente cresciuto dalla madre, una pittrice di talento, come un piccolo principe. Manifestò sempre un grandissimo interesse per il volo. All'età di 12 anni avvenne il suo battesimo dell'aria. Antoine fu un idealista, un pilota coraggioso, un uomo di grandi passioni, con una vita sentimentale tormentata ed infelice. Ha una persona grande. Ho una scusa seria. Questa persona grande è il miglior amico che abbia al mondo. Ho una seconda scusa. Questa persona grande può capire tutto, anche i libri per bambini. E ne ho una terza. Questa persona grande abita in Francia. Ha fame, ha freddo e ha molto bisogno di essere consolata. E se tutte queste scuse non bastano, dedicherò questo libro alla grande persona a cui è stato. Tutti i grandi sono stati bambini una volta, ma pochi di essi se ne ricordano. Perciò correggo la mia dedica a Léon Vert quando era un bambino. Anche voi un tempo siete stati bambini. I saw a beautiful picture in a book about the primeval forest called True Stories. It showed a boa swallowing an animal. È un cappello. Yes, it's a hat. Sì, è un cappello. Why should anyone be frightened by a hat? Perché mai uno dovrebbe essere spaventato da un cappello? My drawing is not a hat. It was supposed to be a boa digesting an elephant. So I made another drawing of the inside of the boa to enable the grown-ups to understand. There we need explanation. Throughout my life, with all kinds of serious people, but my opinion of them is not greatly needed. Ho incontrato molte persone importanti nella mia vita, ma l'opinione che avevo di loro non è molto migliorata. Whenever I showed them my first drawing, the answer was always. Quando mostravo loro il mio primo disegno, la risposta era sempre: It's a hat! È un cappello! So I gave up mentioning boa or primeval forest or stars, but I talk about bridge, golf, politics and neckties. E allora non parlavo di boa, di foreste primitive e di stelle, ma parlavo di bridge, di golf, di politica e di cravatte. Something broke down in his engine, and since there was neither a mechanic with him, he prepared himself for a difficult, but what he hoped would be a successful repair. Qualche cosa si era rotta nel motore, e siccome non aveva con sé un meccanico, si accinse solo di riparare il guasto.
It was a matter of life or death. He had scarce enough drinking water for a week. Era una questione di vita o di morte, perché aveva acqua da bere solo per una settimana. My airplane is broken. I'm alone in the desert, 1,000 miles from any human habitation. Oggi, 31 ottobre 1935, il mio aereo è guasto. Sono solo nel deserto, a 1,000 miglia da qualsiasi abitazione umana. Ship. Mi disegni per favore una pecora? What? Cosa? Draw me a sheep. Disegnami una pecora. But what are you doing here? Ma che cosa fai qui? Please, draw me a sheep. Per piacere, disegnami una pecora. Absurd as it seems, 1,000 miles from any human habitation and in danger of death, he took a sheet of paper and his fountain pen out of his pocket. Per assurdo che sembrasse, a 1,000 miglia da qualsiasi abitazione umana e in pericolo di morte, tirò fuori dalla tasca un foglietto di carta e la sua penna stilografica. I didn't know to draw. Non so disegnare. Doesn't matter. Draw me a sheep. Non importa, disegnami una pecora. Look at, that's the only drawing I'm able to make. Guarda, è l'unico disegno che sono capace di fare. No, I don't want an elephant inside a boa. A boa is a very dangerous creature, and an elephant is very dangerous. No, non voglio l'elefante dentro al boa. Il boa è molto pericoloso, e l'elefante molto ingombrante. Everything is so small where I live. I need a sheep. Draw me a... Dove vivo io, tutto è molto piccolo. Ho bisogno di una pecora. Disegnami una pecora. Is already very sick. Draw me another one. No, questa pecora è malaticcia. Fammene un'altra. Don't you see? That is not a sheep. It is a ram. It has horns. Lo puoi vedere da te, questa non è una pecora, è una rete, ha le corna. This one is so old, I want a sheep that will live for a long time. Questa è troppo vecchia, voglio una pecora che possa vivere a lungo. My patience has run out. La mia pazienza è esaurita. That's only the box. The ship you asked for is inside. Questa è soltanto la sua cassetta. La pecora che volevi sta dentro. Exactly the way I wanted it. Do you think this ship will eat a lot of grass? Questo è proprio quello che volevo. Pensi che questa pecora dovrà avere una gran quantità d'erba? Why? Perché? Because where I live is so small.
Perché dove vivo io tutto è molto piccolo. There should be enough grass for him. I have given you a very small sheep. Ci sarà certamente abbastanza erba per lei. È molto piccola la pecora che ti ho dato. Not small that. Look, he has gone to sleep. Non così piccola che... Oh, guarda, si è messa a dormire. And that is how he met the little prince. E fu così che fece la conoscenza del piccolo principe. What is that object? Che cos'è questa cosa? It is not an object. Oh, it flies. Oh, it's an airplane. It's my airplane. Non è una cosa. Vola. È un aeroplano. È il mio aeroplano. What? You dropped down from the sky? Come? Sei caduto dal cielo? Yes. Sì. Oh, that is funny. So you took up from the sky. From which planet? Ah, questa è buffa. Allora anche tu vieni dal cielo. Di quale pianeta sei? So, do you come from another planet? Tu vieni dunque da un altro pianeta. It is true that, on that, you can never come from very far away. Certo che su quello non puoi venire da molto lontano. Where do you come from, my little fellow? Where is this, where I live, of which you speak? Where do you want to take my ship? Da dove vieni, Ometto? Dov'è la tua casa? Dove vuoi portare la mia pecora? And I shall also give you a rope to tie him up. E ti darò pure una corda per legarla. Tie him up? What a funny idea. Legarla? Che buffa idea! But if you don't tie him up, he will wander off and get lost. Ma se non la leghi, andrà in giro e si perderà. But where would he go? Everything is so small where I live. Ma dove vuoi che vada? È talmente piccolo da me. Does the sheep eat flowers too? Ma una pecora mangia anche i fiori? The sheep eats anything it comes across. Una pecora mangia tutto quello che trova. Even flowers with thorns? Anche i fiori con le spine? Yes. Sì. Then the top, what use are they? Ma allora, le spine a che cosa servono? The thorns, what use are they? Le spine, a che cosa servono? Thorns are quite useless. Flowers have them of sheep's bite. Le spine non servono a niente. È pura cattiveria da parte dei fiori. Oh, I don't believe you. Flowers are weak. Non ti credo. I fiori sono deboli. I actually believe that flowers... E tu credi che i fiori... No, I don't believe anything. I am busy with serious matter. No, non credo a niente. Mi occupo di cose serie io. Serious matter, you talk just like grown-ups. You are confusing everything, mixing everything. Di cose serie, parli come i grandi. Tu confondi tutto, tu mescoli tutto. I know a planet where there is a gentleman, Mr. Kermisi. Io conosco un pianeta su cui c'è un signor Kermisi. He has never smelled a flowers. Non ha mai sentito il profumo di un fiore. He has never looked at a star. Non ha mai guardato una stella. He has never loved anybody. Non ha mai voluto bene a nessuno. And all day he keeps on repeating like you. I am busy with serious matters. I am busy with serious matters. And sweets up with bright. E tutto il giorno ripete come te, io sono un uomo serio, io sono un uomo serio, e si gonfia di orgoglio. For millions of years, flowers have been growing thorns. Da migliaia di anni, i fiori fabbricano le spine. And for millions of years, sheep have still been eating flowers. Da migliaia di anni, le pecore mangiano tuttavia i fiori.
And it's not worth trying to understand why they go to such lengths to grow thorns which are of no use to them. E non è una cosa seria cercare di capire perché i fiori si danno da fare per fabbricarsi delle spine che poi non servono a nulla. And if I know a flower which is unique in the world and grows now here other than on my planet and that a small ship can destroy it with a single bite, is that not important? E se io conosco un fiore unico al mondo che non esiste da nessun'altra parte altro che nel mio pianeta e che una piccola pecora possa distruggerla di un colpo, così un mattino senza rendersi conto di quello che fa, non è importante questo? Night had fallen. Era caduta la notte. He had dropped his tools. Aveva abbandonato i suoi utensili. He couldn't have cared less about his hammer, his bolt, thirst or death. There was on a planet, his, the earth, a little prince to be comforted. He took him in his arms and rocked him gently. Se ne infischiava del suo martello, del suo bullone, della sete e della morte. Se di un pianeta, il suo, la Terra, c'era un piccolo principe da consolare, lo prese in braccio e lo cullò. I shall throw you a muzzle for your ship. I shall throw you a fence for your flowers. Il fiore che tu hai non è in pericolo. Disegnerò una museruola per la tua pecora e una corazza per il tuo fiore. One morning, when the sun was rising, she suddenly showed herself. Era spuntata un giorno. Come sei bello. And mine also, and it was born at the same time as the sun. Vero, e sono nato insieme al sole. I believe it's time for breakfast. Would you be kind to attend to my needs? Credo che sia l'ora della colazione. Vorresti essere così gentile da pensare a me? These four thorns. E queste quattro spine? Let them come the tigers with their claws. Possono venire le tigri con i loro artigli. But there are no tigers on my planet.
And anyway, tigers, don't eat wheat. Non ci sono le tigri sul mio pianeta. E poi le tigri non mangiano l'erba. But I'm not a wheat. Io non sono un'erba. Please, forgive me. Scusami. I'm not afraid of tigers, but that's drones. You would not have a scream for me? Where I come from? Non ho paura delle tigri, ma ho orrore delle correnti d'aria. Non avresti per caso un paravento? Da dove vengo io? Too late she interrupted herself. Ma si era interrotto. She had arrived as a seed. Era venuto sotto forma di seme. She couldn't have known anything about other worlds. Non poteva conoscere nulla sugli altri mondi. And when he watered the flower for the last time, he felt like crying. E quando innaffiò per l'ultima volta il fiore, scoprì che aveva una gran voglia di piangere. If you have decided to leave, try to be happy. Goodbye. Se hai deciso di partire, cerca di essere felice. Addio. Goodbye. Addio. For an occupation and to add his knowledge. Cominciò a visitarli per cercare un'occupazione e per istruirsi. The first one was inhabited by a king, clad in purple and ermine. Il primo asteroide era abitato solo da un re, vestito di porpora ed ermellino. For kings the world is greatly simplified. All men are subjects. Per i re il mondo è molto semplificato. Tutti gli uomini sono dei sudditi. The king was proud of having someone to be king over at last. Il re era molto fiero di essere finalmente re per qualcuno. It's contrary to etiquette to yawn in the presence of the king. I forbid it. È contro l'etichetta sbadigliare alla presenza di un re. Te lo proibisco. I have come on a long journey and I have slept too. Ho fatto un lungo viaggio e non ho dormito. In which case I order you to yawn. Come now, yawn again. It's an order. Allora ti ordino di sbadigliare. Avanti, sbadigli ancora. È un ordine. The king tolerated no disobedience. He was an absolute monarch. Il re non tollerava la disobbedienza. Era un monarca assoluto. Sire, please excuse my asking you a question. Sire, scusatemi se vi interrogo. I order you to put your question me. Ti ordino di interrogarmi. Sire, over what do you rule? Sire, su che cosa regnate? Over everything. Su tutto. Over everything. Su tutto. Over all that. Su tutto questo. And the stars obey. E le stelle vi obbediscono? Of course, they obey immediately. I do not tolerate insubordination. Certamente, mi obbediscono immediatamente. Non tollero l'indisciplina. I should like to see a sunset. Order the sunset. Vorrei tanto vedere un tramonto. Ordinate al sole di tramontare. And what about my sunset? Allora, il mio tramonto. You shall have your sunset. I shall demand it. But I shall wait until conditions are favorable. L'avrai il tuo tramonto. Lo esigerò, ma aspetterò che le condizioni siano favorevoli. And where will that be?
E quando saranno? It will be around it will be this evening, about 20 minutes to 8. And you shall see how well I am obeyed. Sarà sarà questa sera, verso le 7:40, e vedrai come sarò obbedito a puntino. I have nothing more to do here. I shall be on my way. Non ho più niente da fare qui. Me ne vado. Don't leave. I'll make you a minister. Non partire. Ti farò mio ministro. A minister of what? Ministro di che? Of justice. Della giustizia. But there is nobody to judge. Ma se non c'è nessuno da giudicare. I believe that somewhere on my planet there is an old rat. You can judge that old rat. You will condemn him to death from time to time. Credo che da qualche parte sul mio pianeta ci sia un vecchio topo. Potrei giudicare questo vecchio topo. Lo condannerei a morte di tanto in tanto. I don't like to condemn anything to death. If your majesty wishes to be obeyed, order me to be gone in less than a minute. Non mi piace condannare a morte, ma se vostra maestà desidera essere obbedito, potrebbe ordinarmi di partire prima che sia passato un minuto. I make you my ambassador. Ti nomino mio ambasciatore. Grown-ups are very strange. Sono ben strani, grandi. For conceited men, see all other men as admirers. Per i vanitosi, tutti gli altri uomini sono degli ammiratori. Clap your hands. Batti le mani. Conceited men, only your praise. I vanitosi non sentono altro che le lodi. Do you really admire me very much? Mi ammiri molto veramente? What does admire mean? Che cosa vuol dire ammirare? To admire means that you consider me the handsomest, the best dressed, the richest and the most intelligent man on this planet. Ammirare vuol dire riconoscere che io sono l'uomo più bello, più elegante, più ricco e più intelligente di tutto il pianeta. But you're alone on your planet. Ma tu sei solo sul tuo pianeta. Do me this kindness, admire me all the same. Fammi questo piacere, ammirami lo stesso. I admire you. Ti ammiro. Grown-ups are really very old. Decisamente grandi, sono ben bizzarri. Per dimenticare che ho vergogna. Ashamed of what? Vergogna di che? Ashamed of drink. Vergogna di bere. Grown-ups, I'm
quelli veri Meliot. I grandi decisamente sono molto, ma molto bizzarri. Good morning, no cigarette, has gone out. Buongiorno, la vostra sigaretta è spenta. 3 plus 2 make 5, 5 plus 7 make 12, 12 plus 3 make 15. Good morning. 3 più 2 fa 5, 5 più 7 12, 12 più 3 15. Buongiorno. 15 plus 7 make 22, 22 plus 6 make 28. No time, to light it again. 15 più 7 fa 22, 22 più 6 28. Non ho tempo per riaccenderla. 500 milioni di che? Hey, are you still there? 501 million of... I don't remember. I have so much work. I am a serious man. Hey, sei sempre lì. 500 milioni di... non lo so più. Ho talmente da fare. Sono un uomo serio io. 500 milioni di che? Of those small objects once and times sees in the sky. Milioni di quelle piccole cose che si vedono qualche volta nel cielo. Flies? Di mosche? Oh no, small golden objects that set lazy men to idle dreaming. But I am a serious man, I have no time for idle dreaming. Ma no, di quelle piccole cose dorate che fanno fantasticare poltroni. Ma sono un uomo serio io, non ho tempo di fantasticare. Ah, you mean the stars? Ah, di stelle. Yes, the stars. Sì, di stelle. And what do you do with 500 millions of stars? E che ne fai di 500 milioni di stelle? Nothing, I own them. Niente, le possiedo. You own the stars? Tu possiedi le stelle. Yes. Sì. And what is it to you to own the stars? E a che ti serve possedere le stelle? No, but I can put them in the bank. No, ma posso depositarle alla banca. Whatever that means. Che cosa vuol dire? It means that I write down the number of my stars on a piece of paper and then I put it in a drawer and look it with a key. Vuol dire che scrivo su un pezzetto di carta il numero delle mie stelle e poi lo chiudo a chiave in un cassetto. And is that all? Tutto qui? It's enough. È sufficiente. Quite amusing. Rather poetic. But unnecessary of no real importance. È divertente. È abbastanza poetico. Ma non è molto serio. The little prince's ideas about what was very important were very different from those of the grown-ups. Il piccolo principe aveva sulle cose serie delle idee molto diverse dai grandi. I myself own the flowers, which I water every day. I own the tree volcano, which I clean out every week. It's good for my volcanoes, and good for the flowers I own. But you have no use to the stars. Io possiedo un fiore che innaffio tutti i giorni. Possiedo tre vulcani dei quali spazzo il cammino tutte le settimane. È utile ai miei vulcani ed è utile al mio fiore che io li possegga. Ma tu non sei utile alle stelle. Good morning, your cigarette. Good morning, sir. Why have you just put out your lamp? Buongiorno, perché spegni il tuo lampione? Those are orders. Good morning. È la consegna. Buongiorno. What are the orders? Che cos'è la consegna? The orders. At that time put out my lamp. Good evening. È di spegnere il mio lampione. Buonasera. I don't understand. Non capisco. There is nothing to understand. Orders are orders. Good morning. Non c'è nulla da capire. La consegna è la consegna. Buongiorno. My calling is a terrible one. In those days it was reasonable.
Faccio un mestiere terribile. Una volta era ragionevole. I put out the lamp in the morning and lit it again in the evening. For the rest of the day I could relax and for the rest of the night I could sleep. Accendevo al mattino e spegnevo alla sera e avevo il resto del giorno per riposarmi e il resto della notte per dormire. And the door that I've been changed since that time. E dopo di allora, la consegna è cambiata. The orders have not been changed, and that is the tragedy. La consegna non è cambiata, è proprio questo il dramma. From year to year, the speed of the planet's rotation has increased considerably, and the orders have not been changed. Il pianeta, di anno in anno, ha girato sempre più in fretta, e la consegna non è stata cambiata. And so? Ebbene? Well, now that the speed has reached one rotation per minute, I do not have a second rest. Ebbene, ora che fa un giro al minuto, non ho più un secondo di riposo. I am let up and put out my lamp once a minute. Accendo e spingo una volta al minuto. That is very funny. When you leave a day, only lasts one minute. È divertente, da te i giorni durano un minuto. It is not funny at all. We have already been talking together for a whole month. Non è per nulla divertente. Lo sai che stiamo parlando da un mese? A month. Da un mese. Yes, 30 minutes, 30 days. Good evening. Sì, 30 minuti, 30 giorni, buonasera. One thing I like in life is to sleep. Ciò che desidero soprattutto nella vita è di dormire. That is unfortunate. Non hai fortuna. I am unfortunate. Good morning. Non ho fortuna. Buongiorno. That man would be despised by all the others. But he's the only one who doesn't seem ridiculous to me. That man is the only one I would ever meet, my friend. But it's a planet. It's really too small. There is not enough room for two. Quell'uomo sarebbe disprezzato da tutti gli altri. Tuttavia, è il solo che non mi sembri ridicolo. Quell'uomo è il solo di cui avrei potuto farmi un amico. Ma il suo pianeta è veramente troppo piccolo. Non c'è posto per due. Da dove vieni? What is this book? What are you doing? Che cos'è questo grosso libro? Che cosa fate qui? I am a geographer. Sono un geografo. What is a geographer? Che cos'è un geografo? A geographer is a scholar who knows the location, all the seas, the rivers, the mountains, the cities and the desert. È un sapiente che sa dove si trovano i mari, i fiumi, le città, le montagne e i deserti. Oh, your planet is very beautiful. Are there any oceans? È molto bello il vostro pianeta. Ci sono degli oceani? I have no way of knowing. Non lo posso sapere. Oh. And any mountains? Oh. E delle montagne? I really couldn't tell the tide. Non lo posso sapere. And the rivers, and the cities, and the desert. E delle città, dei fiumi, dei deserti? I have no way of knowing the tide. Neppure lo posso sapere. But you are a geographer. Ma siete un geografo. Exactly, but I am not the explorer. It is not the geographer task to count the cities, the rivers, the mountains, the ocean and the desert. Esatto, ma non sono un esploratore. Non è compito del geografo fare il conto delle città, dei fiumi, delle montagne, dei mari, degli oceani e dei deserti. The geographer receives the explorer. E question them and to note down what they travel or their goal of their travels. Il geografo riceve gli esploratori, li interroga e prende appunti sui loro ricordi. But you come a long way, you're an explorer. Ma tu vieni da lontano, tu sei un esploratore. You must describe your planet to me, well? Mi devi descrivere il tuo pianeta, allora? Where I live, it is not very interesting, because it's so small.
I have a tree volcano, and I also have a flower. Oh, da me non è molto interessante. È talmente piccolo. Ho tre vulcani e ho anche un fiore. We don't record flowers. Noi non annotiamo i fiori. Why not? Perché no? Because flowers are ephemeral. Perché i fiori sono effimeri. What does ephemeral mean? Che cosa vuol dire effimero? It means in danger of being disappeared. Vuol dire che è minacciato di scomparire in tempo breve. My flower is in danger of being disappeared. Il mio fiore è destinato a scomparire presto. Of course, it is. Certamente. And she has only four doors with which to spend herself against the wood. And I left her all alone on my planet. Il mio fiore è effimero e non ha che quattro spine per difendersi dal mondo. E io l'ho lasciato solo sul mio pianeta. Very surprised not to see any people. Quando il piccolo principe arrivò sulla terra, fu molto sorpreso di non trovare nessuno. He was beginning to fear he had come to the wrong planet. When a quail, tail gold as the moon, moved in the sand. Aveva già paura di aver sbagliato pianeta, quando un anello del colore della luna si mosse nella sabbia. Good evening. Buonasera. Good evening. Buonasera. What planet have I fallen on? Su quale pianeta sono sceso? On the planet in Africa. Sulla Terra, in Africa. There are no people on Earth. Ma non c'è nessuno sulla Terra. This is the desert. There are no people in the desert. Why are you coming here? Qui è il deserto. Non c'è nessuno nei deserti. Ma che cosa sei venuto a fare qui? You are a strange animal. You have spin a finger. Sei un buffo animale, sottile come un dito. It is just as an old among men. Ma sono più potente di un dito di un re. You don't look very powerful. You don't even have boots. You cannot even travel. Non mi sembri molto potente, non hai neppure le zampe e non puoi neppure camminare. But I'm more powerful than a king's finger. Posso trasportarti più lontano di un bastimento. Posso portarti più lontano di un bastimento. Whether I touch, I survive to the Earth's digging. Colui che tocco lo restituisco alla terra da dove è venuto. But I'm more powerful than a king's finger. Ma tu sei pure innocente e vieni da una stella. I feel sorry for you, so weak on this earth. Mi fai pena, tu così debole su questa terra. I may be able to help you one day. If you are to visit your home planet, I can. Potrò aiutarti un giorno, se rimpiangerai troppo il tuo pianeta. Posso... Avendo camminato a lungo attraverso le sabbie, alla fine di una strada scoprì... Good morning! Buongiorno! It was a garden full of roses. Era un giardino fiorito di rose.
morning! Buongiorno! Who are you? Chi siete? We are roses! Siamo delle rose! His flower had told him that she was the only one of her kind in the universe. And here were 5,000 of them, all alike, in one single garden. Il suo fiore gli aveva raccontato che era il solo della sua specie, in tutto l'universo. Ed ecco che ce n'erano 5,000, tutte simili, in un solo giardino. Oh, I was rich, with the flowers unity in the world. Where he was, in fact, I am of a common rose. Mi credevo ricco di un fiore unico al mondo e non possiedo che una qualsiasi rosa. It was then that the fox appeared. In quel momento apparve la volpe. Buongiorno. Who are you? Chi sei? I'm a fox. Sono una volpe. Come and play with me. I am so terribly sad. Vieni a giocare con me. Sono così triste. I cannot play with you. I'm not tame. Non posso giocare con te. Non sono addomesticata. What does it mean? Che cosa vuol dire addomesticare? It's something which is too often forgotten. It means to his abyss ties. To me, you are just a little boy, like 100,000 little boys. And I have no need of you, and you have no need of me, other. To you, I'm just a fox like 100,000 other foxes. È una cosa da molto dimenticata. Vuol dire creare dei legami. Tu, fino ad ora, per me, non sei un ragazzino che è uguale a 100,000 ragazzini. E non ho bisogno di te, e neppure tu hai bisogno di me. Io non sono per te che una volpe uguale a 100,000 volpi. But if you tame me, we shall one another. To me, you will be unique, and I shall be unique to you. Ma se tu mi addomestichi, noi avremo bisogno l'uno dell'altro. Tu sarai per me unico al mondo, e io sarò per te unica al mondo. My life is monotonous. I ate chickens, and men ate me. All chickens are alike and all men are alike, so I get a little bored. La mia vita è monotona. Io do la caccia alle galline e gli uomini danno la caccia a me. Tutte le galline si assomigliano e tutti gli uomini si assomigliano e mi annoio perciò. But if you tame me, my life will be full of sunshine. I shall recognize the sound of a step different from all others. The other steps send my running on the ground. Yours will call me out of my burrow like the sound of music. Ma se tu mi addomestichi, la mia vita sarà come illuminata. Conoscerò un rumore di passi che sarà diverso da tutti gli altri. Gli altri passi mi fanno nascondere sottoterra. Il tuo mi farà uscire dalla tana come una musica. Do you see the cornfields? I don't eat bread, which is of no use to me. Those cornfields don't remind me of anything, and I find that rather sad. E guarda laggiù in fondo, vedi quei campi di grano? Io non mangio il pane, e il grano per me è inutile. I campi di grano non mi ricordano nulla, e questo è triste. But you have heard the color of the gold. So it will be madness when you have tamed me. Wheat, which is also gold, that will remind me of you. And I shall love the sound of the wind in the wheat. Ma tu hai capelli color dell'oro. Allora sarà meraviglioso quando mi avrai addomesticato. Il grano che è dorato mi farà pensare a te e amerò il rumore del vento del grano. I beg of you, tame me. Per favore, addomesticami. But I haven't got much time.
I have a friend to discover and a lot of things to understand. Non ho molto tempo, ho da scoprire degli amici e da conoscere molte cose. What should I do? Che cosa bisogna fare? You must be very fussy. If for example you come at 4 o'clock in the afternoon, I shall start feeling happy at 3 o'clock. As the time passes, I shall feel happier and happier. Bisogna essere molto pazienti. Se tu vieni per esempio tutti i pomeriggi alle 4, dalle 3 io comincerò ad essere felice. Col passare dell'ora aumenterà la felicità. At 4 o'clock I shall become agitated and start worrying. I shall discover the price of happiness. Quando saranno le 4, incomincerò ad agitarmi e ad inquietarmi. Scoprirò il prezzo della felicità. But if you come at just any time, I shall never know when I should prepare my heart to greet you. Ma se tu vieni, non si sa quando, io non saprò mai a che ora prepararmi il cuore. Thus it was that the little prince tamed the fox. And when the time came for his departure... Così il piccolo principe addomesticò la volpe e quando l'ora della partenza fu vicina... Oh, I shall cry! Oh, piangerò! Sincero one thought, I wish that you no harm, but you wanted me to tell you. Then it has no help to you in any way. La volpe è tua. Io non ti volevo far del male, ma tu hai voluto che ti addomesticassi. Allora, che ci guadagni? It has helped me because of the color of the leaves. Go and have another look at the roses, and we'll understand that yours is indeed unique in all the world. Ci guadagno il colore del grano. Va a rivedere le rose e capirai che la tua è unica al mondo. None of you is at all like my rose. Nobody has tamed you, and you have tamed no one. You are like my fox when I first encountered it. But I made him my friend, and now he's unique in the world. Voi non siete per niente simili alla mia rosa. Nessuno vi ha addomesticato, e voi non avete addomesticato nessuno. Voi siete com'era la mia volpe. Ma ne ho fatto un amico, ed ora è per me unica al mondo. Goodbye. Addio. Goodbye. Now here is my secret. It's very simple. It's only the one heart that one can see clearly. What is essential is invisible to the eye. Addio. Ecco il mio segreto. È molto semplice. Non si vede bene che col cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi. Man, I've forgotten this basic truth, but you mustn't forget it. Gli uomini hanno dimenticato questa verità, ma tu non la devi dimenticare. Good morning. Buongiorno. Good morning. Buongiorno. Who are you? Chi sei? I am a messa. So it's been to me to work for the team. What do you need to drink this beer? Sono un mercante di pillole per calmare la sete. Una sola pillola a settimana e il bisogno di bere scompare. Why are you selling those? Perché vendi questa roba? A lot of time. È una grossa economia di tempo. Si risparmiano 53 minuti alla settimana. And what does one do with those 53 minutes? E che ne fai di questi 53 minuti? Whatever one wishes. Se ne fa quel che si vuole. A spring, fresh water. Io, se avessi 53 minuti da spendere, camminerei adagio verso una fontana. Ah, these memories of yours are quite delightful, but I have no water left to drink,
And I would be happy if I could walk slowly towards a spring of fresh water. Because we are going to die of thirst. Ah, sono molto graziosi i tuoi ricordi. Non ho più niente da bere e sarei felice anch'io se potessi camminare adagio verso una fontana, perché moriremo di sete. It's good to have a friend, even if one is going to die. Va bene l'aver avuto un amico, anche se poi si muore. I am very happy to have a fox as a friend. I too am thirsty. Let's go and look for a way. Io sono molto contento di aver trovato un amico volpe. Anch'io sete. Cerchiamo un pozzo. It is absurd to look for a well in the immensity of the desert. È assurdo cercare un pozzo nell'immensità del deserto. The desert so beautiful is that it lies a well somewhere. Ciò che rende bello il deserto è che nasconde un pozzo in qualunque luogo. Yes, be it the house, the stars, or the desert, the source of their beauty cannot be seen. Sì che si tratti di una casa, delle stelle o del deserto, quello che fa la loro bellezza è invisibile. I am glad that you agree with me. What is important is invisible. Sono contento che tu sia d'accordo con me. Le cose più importanti sono invisibili. The well they had reached did not look like the usual wells of the Sahara. This one looked like a village well, but there was no village there. Il pozzo che avevano raggiunto non assomigliava ai pozzi sahariani. Questo assomigliava a un pozzo di villaggio, ma non c'era alcun villaggio intorno. I am thirsty. Give me some of it to drink. Ho sete, dammi da bere. This water was something different from ordinary nourishment. It was born from the walk under the stars. It was good for the heart, like a gift. Quest'acqua era ben altra cosa che un alimento. Era nata dalla marcia sotto le stelle. Faceva bene al cuore come un dono. The man where you live grew 5,000 roses in the same garden. And they don't find what they are looking for. Gli uomini coltivano 5,000 rose nello stesso giardino e non trovano quello che cercano. And yet they are looking for could be found in a single rose or in a little water. But the eyes are blind. One must look with the heart. E tuttavia quello che cercano potrebbe essere trovato in una sola rosa o in un po' d'acqua. Ma gli occhi sono ciechi, bisogna cercare col cuore. He could feel his heart beat like the heart of a dying bird. Il suo cuore batteva come quello di un uccellino che muore. I'm glad that you discovered what was the matter with your engine. Now you can go home. Sono contento che tu abbia ritrovato quello che mancava al tuo motore. Puoi ritornare a casa tua. How did you know? Come lo sai? I too am going home today. It's much farther away. It's far more difficult. Anch'io oggi ritorno a casa. È molto più lontano. È molto più difficile. He could sense that something quite extraordinary was about to happen. Sentiva che stava succedendo qualcosa di straordinario. I have your sheep, and I have the box for the sheep, and I also have the mazzo. Ho la tua pecora, e ho la cassetta per la pecora, e ho anche la museruola. What is important cannot be seen. The stars mean different things to different people. For some,
They are nothing more to dangling lights in the sky. For travelers, they are guides. For scholars, they are food for thought. For my businessmen, they are well. But for everyone, the stars are silent. Except from now on, just for you. Quello che è importante non lo si vede. Le stelle hanno diversi significati per gli uomini. Per alcuni non sono che delle piccole luci nel cielo. Per i viaggiatori sono le guide, per i sapienti sono dei problemi, per il mio uomo d'affari erano loro. Ma tutte queste stelle stanno zitte. Tu avrai tu solo delle stelle come nessuno ha. What do you mean? Che cosa vuoi dire? When you look up at the sky at night, since I should be living on one of them, it is as if all the stars were laughing. You will want to laugh with me, and your friend will be astonished to see you laughing with the gazing at the sky, and they will think you are crazy. Quando tu guarderai il cielo, la notte, visto che io abiterò in una di esse, visto che io riderò in una di esse, allora sarà per te come se tutte le stelle ridessero. Avrai voglia di ridere con me e i tuoi amici saranno stupiti nel vederti ridere guardando il cielo e ti crederanno pazzo. Tonight, you know, don't come. Questa notte, sai, non venire. I shall see to be unhappy. I shall look as if I were dying. It's like that. Don't come to see that. There's just no point. Sembrerà che io mi senta male. Sembrerà un po' che muoia. È così. Non venire a vedere. Non vale la pena. I shall not leave you. Non ti lascerò. It will be unhappy. I shall look as if I went dead. And it will not be true. Avrai dispiacere. Sembrerò morto e non sarà vero. There was nothing more than a flash of yellow close to his uncle. He stood motionless for a moment. He didn't cry out, and he fell as gently. Non ci fu che un guizzo giallo vicino alla sua famiglia. Rimase immobile per un istante, non gridò, e cadde dolcemente. And now, 6 years have already gone by. Now I overcome part of my sorrow. I do know that he has gone back to his planet because I didn't find his body at daybreak. Ed ora sono già passati 6 anni. Ora mi sono un po' consolato, ma so che è ritornato nel suo pianeta. Perché alle val del giorno non ho ritrovato più il suo corpo. And I love to listen to the stars at night. What has happened to this planet? Perhaps the ship is eating the flower? Surely not. The little prince covers his flowers every night with her glass dam and watches the ship carefully. E di notte mi piace ascoltare le stelle. Che cosa sarà successo sul suo pianeta? Forse la pecora ha mangiato il fiore? Certamente no. Il piccolo principe mette il suo fiore tutte le notti sotto la sua campana di vetro e sorveglia bene la sua pecora. But the grown-ups will ever understand why it's so important. Ma i grandi non capiranno mai che questo abbia tanta importanza. Interpreti in ordine di apparizione: aviatore Pietro Rosciale. Adulti: Yolanda Brancaccio, Antonella Mennella, Antonio Martorelli. Vincenzo Balzano. Rosa,
Daniela Vitiello. Re Rosario Grieco. Varicoso Maddalena Ingenito. Ubriacone Alessio Giuseppe Cirillo. Filippo Esposito. Campionaio Pasquale Vergare. Geografo Pasquale Maurelli. Serpente Maria Grazia Verde. Le Rose Elena Buono. Valentina Marra. Leccante Barbara Davino. Narratore lingua inglese Italo Francesco Bruno. Traduttore Daniele Pagano. Geografia autore Arianna Cirillo. Dedica Leon Bert, Nunzia Gozzolino. Addetto scene Ciro Viscardi. Luci Falco Maria Lucia Punto. Security Simona Ingenito, Rubina Garofolo, Marco Ciaraolo, Marco Corretti, Stefania Porpora, Anna Scarpa, Lucia Tiziata, Osvaldo Lopezza, Cristo Maria Lina. Presentatrice Alessia Milengo. Vorremmo invitare la professoressa Romano a salire sul palco. Abbia una grande valenza formativa, poiché gli allievi che si avvicinano alla letteratura attraverso la magia del teatro che li rende protagonisti. Inutile dire che il lavoro è frutto di una collaborazione intensa tra colleghi che credono in questo lavoro, quale il professore Sorrentino, la professoressa nonostante le varie difficoltà di percorso che ce ne sono. Volevo spendere una parola ancora, i ragazzi sono stati tutti bravi, ma volevo dire, parlare dell'impegno dei due narratori che sapevano tutto il copione. Sapevano tutto il copione a memoria, e soltanto alla fine che abbiamo deciso di portarli dietro alla scena, perché forse era più bella la scena in questo modo. Inoltre voglio ringraziare in particolar modo i genitori che mi hanno sopportato. Si col capo, perché hanno realizzato i costumi così come li abbiamo
disegnati con le stoffe, bottoni, accessori, tutto alla perfezione. Grazie. Il teatro. Il teatro è anche questo: scene, costumi, luci. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato, il professore Cirillo, che lavora tanto per i giovani, il signor Felice Cirillo, che ci dà, meritano tanto. Dice il piccolo principe, fa bene al cuore l'aver trovato un amico, e noi abbiamo trovato degli amici lungo la nostra strada. E poi ringraziamo la signora Russo per il trucco, il signor Fontana che gentilmente ci fa il segretario, che non lo vedo, che non ci sta, che ci ha permesso di incrementare le attrezzature, e quindi anche a lui un grazie particolare. Posso dire semplicemente che è un lavoro fatto benissimo, non bene, perché sono stati curati i particolari, le minuzie, fatto con professionalità, fatto con amore e con il cuore, queste sono le chiavi, e l'avete trasmesso anche ai ragazzi. Quando il lavoro è fatto con amore non c'è pericolo che si sbagli. Sotto la guida di una professoressa così, della professoressa Marula, del professore Sorrentino, del amico Cirillo, del professore Francesco Cirillo, professore Cirillo, vi prego, io cercavo di vedere quella imperfezione tra i ragazzi, quell'ancora attaccamento, ma io non l'ho notato. No, me lo dovete spiegare voi, professore, prego. Bravo. Perché i ragazzi sono un poco ancora legati, non si sciolgono. Che volevate? Avete raggiunto il massimo. E dopo vi do un po' il microfono. Io ho avuto anche il piacere questa sera di conoscere persone che si impegnano come voi per i ragazzi nella chiesa di Sant'Anna. È vero, stavano qua, il dottore, dove stanno? No, dottore, siete persone che vanno notate, vanno gratificate, mi dovete fare il piacere, dovete venire sul palco. Ah, è un fuoriscena, professoressa, me lo permettete? No, quella ci tiene, professoressa, chiase, no? In due parole, che cosa fate per i giovani di Bosco Trecase, che forse voi non lo sapete, o pochi lo sanno, ma siccome lo fanno per amore, per portare questi ragazzi a dei risultati oltre che scolastici, anche di soddisfazione, perché si vive innanzitutto di quello. Volete dire due parole? Proviamoci. Non è facile. E io mi sono un po' emozionato, devo dire la verità, perché abbiamo lavorato molto con questi ragazzi e diciamo che qualche risultato proprio l'abbiamo ottenuto alla fine, quando ci sembrava tutto impossibile. E tenete presente che per tutti è la prima volta che recitano, quindi tutto quello che vedete è frutto di tanta buona volontà da parte dei ragazzi, oltre al grande lavoro che hanno fatto i professori e molto modestamente anche un po' con noi. Io per la verità ho sempre piacere di fare queste cose, perché non so se è ancora presente, poco fa c'era una ragazza qui, eccola là, Rossella. La ragazza là in fondo l'anno scorso ha partecipato a questo tipo di spettacolo, adesso è nel nostro gruppo di recitazione. Ci colleghiamo al fatto della parrocchia di Sant'Anna. Noi stiamo portando avanti un discorso di
vera e propria scuola di recitazione, gratuita, aperta a tutti quelli che vogliono partecipare. E abbiamo raggiunto un accordo con un comitato insieme per oratorio che ha lo scopo di migliorare l'aspetto il sindaco l'aspetto della piazza e l'attività principalmente culturale di tutta la zona, ma Sant'Anna diciamo come punto di riferimento, ma è da estendere a tutto il paese. Fra poco inizieranno le iscrizioni per questo corso di recitazione che prevede l'insegnamento di dizione e quindi ottimi risultati anche per la scuola, di educazione vocale, idem come sopra, di improvvisazione e tutto quanto interessa lo spettacolo e, perché no, la cultura in generale, perché il teatro è anche cultura. È aperta a tutta l'iscrizione, lo saprete tramite i vostri figli. Noi siamo qua molto modestamente a servire tutti i ragazzi e anche meno ragazzi. È aperta l'iscrizione a piccoli e grandi, quindi faremo delle lezioni differenziate. Ringraziamo proprio affettuosamente il professore e il dottore, ma chiaramente stiamo con la professoressa Romano, che è una sicurezza, innanzi la professoressa Maria, il professore Giorgino e il personale non docente. E un fortissimo applauso a questi bravissimi ragazzi. Io non ho fatto niente, non me lo meritavo questo. Grazie ancora. Professoressa Romano, le quattro rose rosse che vi hanno fregato. No, perché è successo un lutto. Sono state fregate quattro rose da quel gruppo di rose. Dovevano essere 30, sono diventate 26. L'avete notata la mancanza? Allora possiamo fare un applauso. Questo è quello